Ciao ragazzi, io sono Red e oggi finalmente parliamo di cecchini. Lo stavate aspettando questo video e noi ve lo stiamo fornendo. Oggi rispondiamo alla domanda che tutti voi si sono fatti, ovvero: la Moeba Striker Tactical è effettivamente migliore del suo predecessore? E soprattutto, è un buon fucile da cecchino? Ma soprattutto, è veramente stato migliorato così tanto? Lo scopriremo insieme dopo la sigla. Partiamo con rispondere alla prima domanda che vi ho fatto. Questo è un buon cecchino? Sì, la risposta è sì. Amoeba, come era stato per la serie vecchia, ha cacato fuori un bellissimo prodotto che ha sicuramente le sue pecche, come ce l'aveva l'S01 e l'S02, ma ci piace, è un ottimo cecchino e rimaniamo in linea con quello che avevamo detto tempo fa, ovvero che secondo noi questa è la miglior linea di cecchini per il softair italiano. Tutti d'accordo? Adesso rispondiamo invece a quali sono le differenze sostanziali che ci sono tra questo modello e il modello vecchio, ovvero l'S0102. Prima cosa che salta all'occhio è ovviamente il calcio, ovvero, come potete vedere, il calcio è stato completamente sostituito, non è più quello fisso a cui eravamo abituati. Questa posizione mi sta uccidendo. Partendo dal fondo possiamo regolare ovviamente la lunghezza in modo tale che quando lo andiamo a imbracciare, in questo caso per me è molto corto, possiamo andare ad allungare un po'. Troviamo anche l'altezza e inclinazione del poggiaguancia. Voi direte: ma Red, ma così si alza e basta? Esattamente, perché se andiamo a svitarne solamente una possiamo tenere più basso o più alto una delle due parti. Subito dopo, che fatica, troviamo un'altra ghiera che serve ad allontanare queste due ruote dentate e quindi ad andare a inclinare il calcio in modo tale che, se magari tendiamo a girare di più o abbiamo bisogno di allinearlo meglio al nostro corpo, possiamo far sì che questa parte rimanga dritta e che il calcio invece si vada a piegare. Qui sotto invece troviamo le solite brugoline. Qui cito una delle prime robe che non mi è piaciuta e poi mi fermo perché ci penserà Warner su War Rage. Nei vecchi modelli avevamo il tappino che andavamo a togliere, quindi le brugole erano sempre protette. Qui non c'è. Non c'è pericolo che saltino via perché sono ben fissate. Anzi, per andarle a rimuovere dovete tirare un pochino. Però secondo me stona un po' avere questo tappo vuoto che rompe un po' quell'illusione di calcio estremamente tattico che hanno voluto mettere qui sopra. Infine qui sotto troviamo un attacco RIS per metterci il secondo treppiede in modo tale che vi tenga dritto il calcio se sparate da per terra. I più attenti di voi però avranno notato una delle cose che ho preferito e adorato di questo fucile: c'è un vano porta caricatore extra nel calcio come nei Lancer Tactical, quindi voi potete andare a incastrare il caricatore qua dentro. Qui c'è un dentino che si va a incastrare nell'attacco caricatore, voi andate a tirare e questo viene fuori. Questa è una cosa veramente molto figa, perché normalmente i caricatori di questo fucile sono abbastanza ingombranti e se magari non volete avere 12 tasche porta caricatori, questo vi fa risparmiare dello spazio sul tattico. Anche perché, se ci pensate, con due caricatori inseriti una cinquantina di colpi vi bastano per fare un intero game, quindi teoricamente potete giocare semplicemente con la Gilly. E questo, se volete giocare Gilly è il ragazzo che ci fa le miniature, grande il gillone. No, potete giocare con la Gilly e quindi non vi dovete attaccare addosso altri caricatori, siete ultra leggeri. Andando invece avanti, prima cosa che salta all'occhio troviamo la leva d'armamento, che è stata anch'essa un pochino migliorata, soprattutto grazie a questo bellissimo pomellino che mi piace veramente tanto anche rispetto agli altri, devo dire. C'era la possibilità di comprare 200.000 accessori diversi per andare a modificare, ma questo qui mi piace di più. E una cosa che ho apprezzato è che fuoco mi perde e che il sistema per incamerare il colpo sia stato guidato meglio. Cosa significa? Quando andiamo a tirare indietro è più saldo, c'è anche meno gioco, se devo essere sincero, e quando lo andiamo a riportare avanti siamo aiutati da questo sistema che ci spinge avanti la molla, quindi non è completamente noi che dobbiamo tirare avanti e indietro, è più guidato, è più semplice, è più liscio. Mi piace veramente tanto. Arrivando adesso alle cose che sono state veramente migliorate e che per me sono un altro ennesimo punto di forza di questa nuova versione, troviamo la sicura, che è questa qui. Vedete questa levetta qua? Quando noi la andiamo a tirare così, non solo ci impedisce, anche volendo, di andare a premere il grilletto, ma soprattutto, anche se noi proviamo a premere il grilletto, vedete, ho armato prima, quindi dovrebbe sparare, non va a sparare. Cosa che ho apprezzato è che sia stata rimossa da questa parte del fucile e messa lì davanti. Infatti qua possiamo notare che c'è l'alloggiamento qua, scusatemi, che è stato completamente chiuso, il cervello che sta svarionando, c'è troppo caldo. Quindi è stato chiuso e la troviamo direttamente lì. Questo è un vantaggio abbastanza importante perché quando dobbiamo andare a sparare non dobbiamo togliere lo sguardo sostanzialmente e guardare dov'è messa o spostare la mano, ma troviamo direttamente tutto qua, la portiamo avanti e spariamo. Molto comodo e soprattutto utile, perché sentiamo direttamente quando la sicura è inserita e non abbiamo il bisogno di controllare che lo sia. Nel caso si voglia controllare se invece il colpo è in canna o no, senza magari provare a sparare contro un compagno, che fa sempre ridere, ma sarebbe meglio non farlo, troviamo questo bellissimo pallino rosso che, come potete vedere, rivela rosso quando il colpo è in canna, e una volta che
andiamo a sparare invece torna dentro. E quindi quando c'è il rosso, pericolo, quando non c'è il rosso, non pericolo. Nel vecchio modello c'era semplicemente un mini dentino che veniva fuori, a differenza di questo cerchietto. Quello rendeva più difficile identificare quando il fucile aveva il colpo in canna e quando no, al che in questo modo invece è visibile a 360 gradi, perché è un cerchio appunto, e rende più comodo senza dover per forza essere in puntamento, ma anche quando lo teniamo magari in high ready possiamo vedere se il colpo è carico o no. Altra cosa che è stata modificata sempre per quanto riguarda lo scatto e l'andare a sparare è il grilletto. Qui ci sarebbe una parte degli interni che però vi dico adesso perché così è più comodo. Il grilletto è stato modificato, è molto più leggero, molto più comodo anche sul dito, è meno largo e più stretto, quasi un fast trigger, simile fast trigger, prendete le mie parole con le pinze. Può essere regolata la corsa molto semplicemente girando questa brugolina che c'è qua di fianco. Tra l'altro le brugole sono direttamente qua sotto nell'impugnatura come ho fatto vedere prima, quindi molto comodo e rende veramente molto semplice andare a sparare e regolare la pressione da esercitare sul grilletto per andare appunto a sparare. Questo è molto importante perché ne abbiamo già parlato per i fucili da cecchino. Andare a premere il grilletto e sapere bene come la corsa, andarla ad adattare al nostro corpo, è importante perché vogliamo essere super precisi. Altra cosa migliorata che mi piace veramente tanto è lo sgancio caricatore. Prima avevamo semplicemente una linguetta, tra l'altro, che era in linea con il para grilletto e che quindi andarla a premere era abbastanza difficile. A sto giro invece ci arriviamo perfettamente sia da una parte che dall'altra, e sganciarlo è estremamente semplice. L'ho apprezzato veramente tanto perché era una delle cose che mi stava molto sulle scatole del vecchio modello per l'appunto, e quindi è un'ottima miglioria. Piccola nota sul caricatore: questo è quello grande, in confezione vi arriverà quello che io ho. Si stacca. Troverete questo, quindi quello corto, che tra l'altro io preferisco anche se tiene un pochino meno colpi. È molto più bello perché dà una linea al fucile un pochino più aggraziata. Volendo potete prendere quello grosso e tenerlo di riserva. Il fuoco non ne vuol sapere. Tenerlo di riserva nel calcio, in modo tale che se proprio siete nella cacca potete andare a fare una sostituzione e non ci dovete più pensare. Comunque trovate questo qua un pochino più corto, più aggraziato, più piacevole. Muovendoci più in alto troviamo ovviamente il paramano con attacchi M-Lock e anche il pirullino per attaccarci il suo trapiede apposta. Li troviamo sia sotto che ai lati. Cosa molto figa è che ricorda ovviamente quello della CR Masada, che è un simil Magpul perché è prodotto ovviamente originalmente dalla Magpul. La canna con le scanalature per alleggerirla ci piace sempre un botto. Poi qui sopra troviamo ovviamente il tappino arancione. In confezione trovate anche quello ovviamente scuro per evitare di sembrare la pimpa quando andate a giocare. Ovviamente, visto che è un prodotto Striker della Moeva, ci sono 250 miliardi di differenti accessori che potete andare a montare, partendo da un paramano magari in alluminio con le slitte direttamente integrate, a un calcio diverso, a un pomello di scarrellamento diverso, il grilletto, il paragrilletto, i caricatori, la leva d'armamento, bla 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 bla. Amoeba offre veramente una quantità di accessori pazzesca, compreso anche quello che vi consiglio, il silenziatorone Amoeba, che è una figata e sul mio infatti c'è. Parliamo brevemente degli interni. Per quanto riguarda gli interni c'è molto meno in realtà da dire, molto semplicemente perché è identico all'S01 e S02. Le tre cose principali, per evitare di tenervi qui due ore, che sono state cambiate sono sostanzialmente il cilindro, che è stato cambiato, non è più in alluminio ma è stato fatto in stainless steel, quindi acciaio inox. Questo è ottimo perché quello vecchio tendeva a graffiarsi molto e a rovinarsi tanto. Questo è un pochino più duro, un pochino più resistente, quindi confido che anche dopo che ci sparerete per tanto tempo non si vada a rovinare più di tanto, ma gli venga quel bello effetto lavorato, usurato. Altra cosa che vi ho accennato già prima, la leva d'armamento è guidata molto meglio, è molto più secca e quindi ci permette di incamerare il colpo meglio. E a proposito di incamerare il colpo meglio, anche il sistema, quindi il ricevitore dei caricatori e l'incameramento del colpo poi dopo nel tubino, nella T-O-Pup sostanzialmente, anche se non è proprio una T-O-Pup quella che c'è qui, è stato migliorato. Questo permette ai colpi di entrare, una volta che abbiamo inserito il caricatore, quindi i pallini, di entrare all'interno della O-Pup chamber, se così la vogliamo definire, in maniera più migliore, e soprattutto non avete quello spiacevole effetto in cui vi siete tenete il fucile leggermente inclinato, vi cade il pallino dentro questa camera qua e poi dopo non potete più chiudere. Questo è stato migliorato, i pallini entrano meglio, perdono meno, il caricatore riesce a buttarceli dentro tutti e non dovete tirarlo via quando ne avete 3 o 4 perché non arrivano al foro, e quindi è stato migliorato anche quello, e brava Amoeba. Infine un'altra cosa che in realtà vi ho già accennato è la regolazione del grilletto. Questo è stato migliorato, il sistema di scatto infatti è più fluido, ci permette di andare a regolare per noi a seconda delle nostre esigenze la durezza del grilletto, e questo è veramente molto molto carino.
Per quanto riguarda le performance, ovviamente non è che va a cambiare tanto, soprattutto come precisione gittata rispetto ai modelli S01 e S02. È ottimo, ripeto. È quello che hanno cambiato, non è tanto le performance in quanto a gittata e precisione, per quanto sia un pochino più preciso rispetto agli altri due modelli, ma la facilità di utilizzo. Infatti la precisione e la gittata si va a modificare semplicemente perché quando andiamo a impugnarlo e andiamo a sparare si adatta meglio al nostro corpo, ergo è più preciso perché noi siamo più precisi, non tanto perché il fucile tira più lontano. Prima di arrivare alle mie conclusioni finali e le mie opinioni a caldo su questo fucile, diamo spazio al buon War Rage. Ero d'accordissimo con dichiarare le prime due versioni, la terza non ha senso di esistere, dello Striker, i miglior fucili sniper per il nostro mercato. Sono d'accordo che quest'ultima versione, che va a fare concorrenza a se stessa, alla Striker 1, sia comunque ancora sul podio. Perché? Perché sì, ha qualche difetto, e qui sono qui per parlarvene, ma nonostante questi difetti rimane comunque il migliore. Quali sono i difetti? Ve li ha accennati già Red? Sono principalmente concentrati in questa zona, cioè le brugoline sotto ci sono ancora, molto bello il fatto che ci siano, ma il fatto che abbiano tolto la copertura, l'abbiano lasciate aperte e adesso abbiano reso durissima l'estrazione, cioè vi serve un'altra brugola per fare leva per tirarle fuori. Va bene che tanto non è pensato per il cambio rapido durante la giocata, bensì pre o post partita. Però comunque, perché era perfetto quel sistema lì, a me piaceva tantissimo, non era necessario andare a modificarlo. L'altro problema è qui, questo calcio qui è geniale come composizione perché ricorda il calcio accessorio che ti vendevano sullo Striker 1 per renderlo super regolabile. Però hanno creato questa curva qui, infatti stavo cercando che ci fosse un accessorio per chiuderlo, perché la mano non ha spigoli, cioè qui la mano va a battere questa parte qui, guardate bene, batte qui sull'angolo, quindi non è che sia il top della comodità. Poi è vero che non è un fucile da CQB, quindi non vi serve avere chissà quale presa troppo solida per fare dei movimenti molto rapidi, ma comunque avrei apprezzato questo piccolo accorgimento di almeno un accessorio per chiudere questa parte, perché davvero non ha senso. L'avrei preferito ancora di più che la regolazione dell'inclinazione del calcio, che sì, ok, ma se non stai a stare in puntamento dritto fai qualcos'altro, non ti sono cazzo. E ultimo problema, che ancora si trascina dopo tutte queste generazioni, è l'op-up. La regolazione viene da sopra con la brugola, brugola sempre presente nel calcio, va bene, molto comodo, ma datemi anche l'opzione di regolarlo in modo più comodo, perché a me tirare fuori la brugola tutte le volte per regolare l'op-up o dovermi comprare l'accessorio di terze parti, che è la rotellina che si mette sopra, non va molto. Cioè è un fucile che costicchia neanche tanto rispetto ai competitor, però ha un prezzo, non è sicuramente di fascia bassa. L'op-up è un pezzo importante dell'arma, cioè porca troia, c'è riuscita la Well col VSR10 a mettere la regolazione così, che fa cacare, però comunque c'è riuscita. Per me la brugola non va assolutamente bene. Tutto sommato io sono sempre un po' critico, ma questa replica mi è piaciuta davvero 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 tanto. Mi tentavano tantissimo già gli altri due, e con tutti gli accessori disponibili aftermarket o non, perché anche l'Ares stessa mette a disposizione una vasta vastissima gamma di accessori, diventa davvero il fucile da cecchino definitivo. L'ho detto, ho preso Red, lo ridico, cambierei qualche pezzo in metallo, tipo tutto il paramano, metterei qualche accessorio in più, una canna diversa, magari rigata su se stessa, a mo' di spirale, e un silenziatore, poi diventa davvero, davvero irresistibile. Già così lo è. Grazie mille a War per il suo ottimo War Rage. È quindi lo Striker Killer, quindi lo Striker S01 e S02 Killer? No, non proprio. E vi spiego anche il perché. Questo modello ha un leggero miglioramento rispetto alle versioni vecchie, ma non così netto, non così importante, soprattutto nelle performance, da andare a giustificare un titolo come lo Striker S01 Killer o anche S02. Questo perché, sì, ha tantissimi accessori, cioè ha tante migliorie, tanti accessori, ma non sono così netti da differenziarlo così tanto dal vecchio. Soprattutto molti di questi accessori possono essere comprati a parte e montati anche sulle vecchie versioni, quindi la differenza non è così importante. Quindi in sostanza, se troviamo sì accessori in più, non ci sono delle differenze sostanziali nelle performance che invece ci saremmo aspettati da qualcosa che va a uccidere la vecchia serie, ripetendoci. Questo non significa però che questo fucile non abbia sicuramente delle migliorie e sia in effetti migliore rispetto alla versione vecchia. Non c'è, però
ripetendo per la terza volta, una differenza così abissale tra i due modelli. Questo significa che sì, si va a inserire all'interno della serie di migliori fucili da cecchino per giocare a Soft Air in Italia, ripeto, così non mi viene interrompere le scatole, ma non va a uccidere gli altri partecipanti, semplicemente introduce qualcosa di nuovo all'interno del mercato che abbiamo apprezzato veramente tanto. Fatta esclusione per questa impugnatura che mi fa schifo, ok? E se potessi lo tirerei in testa a quelli della Moeba, perché era perfetto e me l'hanno dovuto rovinare con una cagata come quella lì. C'è stato anche il Red Rage a questo giro. Ovviamente, visto che noi del Monopoly Soft Air adoriamo i colori, vi faccio vedere anche la versione verde, perfetta per chi di voi vuole fare il cecchino in boschivo, anche abbastanza intelligente se devo essere sincero. È disponibile, ha ovviamente le stesse caratteristiche dell'altro, qui troviamo il caricatore corto già inserito dentro perché ve ne arriva solamente uno, io ve ne ho fatto vedere con due, ma quello lì è un accessorio extra. È disponibile anche in Urban Grey e Tan, ovviamente i due colori più sensati sono quello verde e ovviamente quello nero, che sono veramente molto fighi. Bene, qui da Red è tutto, spero che questi due modelli vi abbiano fatto venire un po' di acquolina in bocca, nel caso vorreste approfondire e saperne un pochino di più vi lascio i link in descrizione in cui potete andare a visualizzare appunto le loro specifiche sul sito del Monopoly Soft Air, il negozio che mi permette di fare queste incredibili recensioni e mi ospita qui tutte le volte. Inoltre in descrizione ci sono anche i nostri Instagram, veniteci a seguire per piacere, vi scongiuro, perché pubblichiamo un sacco di contenuti, i commenti più divertenti, ma soprattutto news sui video che devono uscire e potete anche decidere tramite i sondaggi cosa fare. Farci fare. Ultima informazione, oggi è sabato e come tutti i sabati ci sono incredibili sconti e prezzi quasi sotto costo sul Monopoly Soft Air Shop, sempre in descrizione, quindi correte, potreste trovare qualcosa che stavate attendendo a prezzi veramente imbecilli. Qui da Red è ufficialmente tutto e stay hungry! Se no ne compri due e giochi a Kimbo.